Quindi dopo la zona attiva diretta, vediamo invece la zona attiva inversa. Allora, in zona attiva inversa le giunzioni sono polarizzate in modo opposto, quindi la giunzione base-emettitore è polarizzata inversamente, quindi VB è negativa, la giunzione base-collettore è polarizzata direttamente. Chiaramente stiamo sempre facendo riferimento a un transistore tipo NPN. Allora, poiché la giunzione base-emettitore è polarizzata inversamente, la corrente del diodo di emettitore, sempre facendo riferimento al modello di Ebersole-Moll, è uguale a meno IES. E quindi, beh, per completezza disegniamo tutto il modello, visto che era un po' che non l'abbiamo guardato. Dunque abbiamo la base, l'emettitore. Questa è la corrente nel diodo di emettitore, questo è alfa F, I e D e questo è il collettore. Poi dall'altra parte abbiamo il diodo tra base e collettore, attraverso cui passa la corrente ICD e il generatore di corrente controllato, alfa R ICD. Di nuovo prendiamo le correnti converso entrante. E allora qui cosa possiamo scrivere? Va bene, IE uguale a meno IED meno. No, aspettate che ho sbagliato il segno della freccia, è sbagliato, eh. Questo qui è nella direzione del diodo. Così. Quindi qui viene più alfa RCD. In questo caso particolare, se IED è uguale a meno IES, diventa IE uguale a IES più alfa R ICD. Ok, analogamente IC è uguale a alfa F IED meno ICD. E quindi è uguale a meno alfa F IES meno ICD. Allora questo possiamo scriverlo in modo un po' più comodo perché IC è anche uguale a meno IE meno IB, che è la somma delle tre correnti, fa 0. Quindi da qua noi possiamo ricavare ICD e sostituirlo qua dentro. D'accordo? Facciamo questa operazione, ricaviamo ICD uguale a IE più IB meno alfa F IES e sostituiamolo in questa espressione. Quindi qui mi viene IE uguale IES S che moltiplica 1 meno alfa R alfa F più alfa R IEB IE più alfa R IB. Questo vedete è praticamente la stessa espressione che abbiamo già trovato. Questo termine qua lo possiamo chiamare IE0. E quindi portiamo il termine con IE da una parte e scriviamo IE uguale ad alfa R diviso 1 meno alfa R IB
più I è 0 diviso 1 meno alfa R. Nello stesso modo possiamo definire questa roba qua e chiamarla beta F, beta R, come abbiamo chiamato beta F nell'altra situazione, quindi questo viene uguale a beta R IB più 1 più beta R I è 0. Esattamente lo stesso calcolo di prima, abbiamo soltanto scambiato di posto VBE e VBC, stavolta la base emettitore polarizzata inversamente, la giunzione base collettore polarizzata direttamente, quindi è perfettamente normale che venga un'espressione del genere. È chiaro, anche stavolta I è 0 è molto piccola, quindi se la corrente di base non è proprio trascurabile, il secondo addendo di questa espressione diciamo si può trascurare, quindi abbiamo IE uguale a beta RB, quindi in pratica comportamento da generatore di corrente controllato in corrente. La corrente IE è diciamo un multiplo della corrente IB. Quindi in pratica IB molto maggiore di IE0, quindi IE è circa uguale a beta R IB. Va bene, quindi beta R per analogia si chiama guadagno di corrente, corrente inverso in configurazione, stavolta collettore comune. Vedete, rispetto a beta F si chiama inverso invece che diretto, e la configurazione è collettore comune invece che emettitore comune come per beta F, perché in pratica si fa riferimento a una situazione di questo tipo in cui il collettore sia comune della maglia di ingresso e di uscita, il collettore sia comune della maglia di ingresso e di uscita. Anzi, aspettate. Allora, si comporta nello stesso modo il transistore in zona attiva diretta e in zona attiva inversa, ma in principio sì, in pratica no. Perché? Perché in realtà il transistore è ottimizzato per funzionare in zona attiva diretta, e per cui, se vi ricordate, vi avevo già detto, in zona attiva inversa, mentre alfa F è molto vicino a 1, alfa R vale circa 0,4-0,6, quindi non è così vicino a 1, che vuol dire che beta R, che è alfa R diviso 1 meno alfa R, vedete, varia tra valori abbastanza piccoli, perché quando alfa R vale 0,4, per esempio, qui abbiamo 0,4 diviso 0,6, che fa 0,67, ok? Quando invece alfa R vale 0,6, questo rapporto qui fa 1,5. Quindi rispetto al... abbiamo un beta R che è abbastanza vicino a 1, mentre invece beta F, vi ricordate, veniva in circa un centinaio come ordine di grandezza. Quindi il dispositivo viene in realtà... ora vi faccio vedere cosa succede nel dispositivo. In realtà, rispetto al disegno che abbiamo fatto finora, in cui base, emettitore e collettore sono praticamente uguali, cioè sono due regioni drogate N, nella pratica
la situazione non è così simmetrica, anzi si rende sbilanciata la situazione in modo da alzare beta F a scapito di beta R. In pratica noi abbiamo fatto riferimento a una struttura di questo tipo finora, dove le due regioni sono praticamente uguali, N, P ed N. In realtà il transistor viene realizzato in modo diverso, cioè immaginate che questa qui sia una sezione della fetta di silicio su cui viene realizzato il transistore. Come vi avevo raccontato, le regioni vengono drogate tramite impiantazione ionica e poi annealing successivo, e in particolare il transistore si realizza in questo modo: si parte da una fetta che è drogata di tipo P in modo molto leggero, e poi immaginate, questo è l'alto, no? E questa è la sezione della fetta. Si fa un'impiantazione ionica dall'alto in modo da drogare tutta una regione così grande di tipo N. Quindi si mettono tanti donatori, prima in modo da neutralizzare gli accettori e poi da far diventare drogata di tipo N la regione. Poi se c'è un'altra impiantazione e annealing successivo per far venire una zona più piccola di tipo P, quindi si spara a profondità un po' minore, una concentrazione ancora maggiore per far venire la regione di tipo P, e poi si fa un'ultima impiantazione ancora più superficiale di tipo N+. Questo molto molto drogato, perché deve sia compensare tutti gli accettori che ci sono, sia far venire una regione fortemente drogata di tipo N. E a questo punto si depongono sopra la superficie della fetta i contatti, e sono questo il contatto di emettitore, questo qui il contatto di base e questo qui il contatto di collettore. Quindi questo questa struttura ideale del transistor che vediamo in realtà è questa qua, vedete, è una regione molto interna del dispositivo, e che quindi che cosa cambia rispetto alla struttura ideale? Cambiano un po' di cose. Prima di tutto emettitore è drogato N+ e il collettore è drogato di meno. Vedete, siccome devo ogni volta cambiare il drogaggio della zona precedente, di fatto i drogaggi sono sempre crescenti. Quindi l'emettitore drogato N+ vuol dire un drogaggio N molto molto forte, d'accordo? E non è, mentre invece il collettore è drogato N, è molto molto più leggero. E questo vuol dire che è molto più facile per l'emettitore emettere elettroni che per il collettore. Quindi il dispositivo non è più esattamente simmetrico. L'altra cosa è che ho delle resistenze di diffusione. Perché vedete, dal contatto per arrivare alla regione del transistore, come dire, intrinseco, quella che abbiamo studiato finora, dal contatto di base ho una regione da attraversare che avrà una sua resistenza, e anche dal contatto di collettore avrò una regione da attraversare che ha una sua resistenza. Dal contatto di emettitore in realtà è molto breve, posso anche trascurarla, no? Cioè questo posso anche assumere che sia praticamente un cortocircuito. Quella che mi preoccupa di più di tutte queste è la base. Perché? Perché in realtà come abbiamo già detto, perché il transistore funzioni bene, la base deve essere corta, e quindi vuol dire che questa resistenza è stretta. E questo fa sì che la resistenza sia più alta. La resistenza di base mi preoccupa.
anche quella di collettore un po', però quella di collettore è molto ampia, è molto larga, quindi poi alla fine la resistenza complessiva non viene tanto alta. La resistenza della base, siccome la base è stretta, viene abbastanza elevata. Visto dall'alto, visto che ci siamo, dall'alto della fetta, in realtà la zona è fatta così. Questo è il drogaggio di tipo N più esterno, poi internamente c'è un drogaggio di tipo P e poi ancora più internamente c'è un drogaggio di tipo N più. E poi ci sono i contatti, quindi il contatto di emettitore, il contatto di base e il contatto di collettore. Quindi il transistore, come si dice, è una struttura planare. Nel senso che tutti i contatti, tutti gli accessi sono sullo stesso piano della fetta. Ok, quindi questo qui è l'emettitore, la base e il collettore. Allora, in generale ottengo conto della resistenza di base, che è abbastanza rilevante dal punto di vista quantitativo, utilizzando un modello di Ebers-Moll leggermente modificato che includa in modo esplicito la resistenza di base. Quindi mi diventa questa una E. Questa base intrinseca la chiamo B', quindi questa qui è una specie di nodo interno che chiamo B'. Questa è la base esterna e questo è il collettore. Ora non sto a scrivere tutto il resto, però la cosa importante è questa resistenza di diffusione nella base, che spesso chiamo RB e che non è trascurabile, è una cosa di cui devo tener conto. Allora, a seconda dei segni della... seconda dei segni delle tensioni applicate sulle due giunzioni, posso avere più regioni di funzionamento. Ne abbiamo viste due. Proviamo a fare un riepilogo. Ne abbiamo viste due. Abbiamo visto quando abbiamo la giunzione VBE. Polarizzata direttamente, la giunzione BE polarizzata direttamente e la giunzione BC polarizzata inversamente, e quella abbiamo chiamata, dunque, vediamo un po', abbiamo detto se questa è positiva, quindi polarizzata direttamente, e questa è negativa, polarizzata inversamente, la zona di funzionamento è quella che abbiamo chiamato zona attiva diretta. Questa l'abbiamo vista. Quindi giusto? Abbiamo visto che se noi consideriamo il transistore, sempre facciamo riferimento al tassello elementare NPN emettitore. Base e collettore, in zona attiva diretta abbiamo detto abbiamo una barriera bassa tra base e emettitore e una barriera alta tra base e collettore, giusto? Questa è la situazione che abbiamo rappresentato e quindi le due componenti principali del trasporto sono gli elettroni che sono iniettati dall'emettitore alla base e poi vengono accelerati verso il collettore. Giusto, questa è la corrente principale. E poi c'è anche un altro contributo che sono le lacune che dalla base vanno a finire dentro l'emettitore. Più piccola è la corrente di emettitore rispetto alla corrente di elettroni, più alto è la porzione di corrente di emettitore che finisce nel collettore, quindi l'alfa F, va bene?
Quindi per avere alfa F grande dobbiamo minimizzare la corrente di lacune rispetto a quella di elettroni. È proprio quello che si fa drogando N più l'emettitore, perché se drogo N più l'emettitore ci sono tanti più elettroni di lacune, quindi la corrente di elettroni diventa molto più importante rispetto a quella di lacune. Questa è la situazione che noi vogliamo. Per questo si ottimizza il funzionamento in zona attiva diretta drogando molto l'emettitore. In questa fase noi abbiamo già visto com'è fatta l'espressione, abbiamo IC uguale a beta F IB più 1 più beta F IC0, l'abbiamo appena calcolato. Questa curva nera, vi ricordate, è l'energia potenziale per gli elettroni. Ok, questa l'abbiamo fatta. È un ripasso per il momento. Vogliamo soltanto compilare. Ok, poi abbiamo visto la zona attiva inversa. Abbiamo visto un attimo fa, in zona attiva inversa, la polarizzazione delle giunzioni è opposta. Quindi abbiamo una VB negativa, quindi giunzione polarizzata inversamente, e una VB positiva, cioè la giunzione polarizzata direttamente. Allora, in questo caso abbiamo visto, stavolta è la giunzione base collettore ad avere una barriera bassa e la giunzione base emettitore invece ha una barriera alta. Stavolta invece sono gli elettroni che vengono iniettati dall'emettitore in base e poi finiscono nel collettore e sono le lacune che invece dalla base vanno a finire nel collettore. Va bene? L'espressione l'abbiamo appena trovata, abbiamo IE uguale a beta R IB più 1 più beta R IE0. Va bene? Oh, stavolta il dispositivo non è proprio ottimizzato per questa situazione, perché il collettore è meno drogato di tutti, è meno drogato anche della base, per cui in realtà, vedete, il motivo per cui non viene così alto l'alfa R è che poi la corrente di lacune non è trascurabile rispetto a quella di emettitore, più o meno della stessa taglia, dello stesso ordine di grandezza, e per questo poi il guadagno viene nettamente inferiore. Quindi, diciamo, la grossa causa della differenza tra zona attiva diretta e zona attiva inversa è che le regioni sono drogate in modo crescente, cioè l'emettitore, poi la base è più drogata, scusate, il collettore non è molto drogato, la base è più drogata del collettore, l'emettitore è ancora più drogato della base. Ok, questo è, diciamo, ripasso quello che abbiamo visto finora. Ci sono ancora altre due regioni, no? Perché se guardo le combinazioni tra le giunzioni, chiaramente ci sono quattro combinazioni possibili. C'è una situazione in cui tutte e due le giunzioni sono polarizzate direttamente. Cioè io posso avere VBE maggiore di 0, cioè polarizzazione diretta, e VBC maggiore di 0, cioè polarizzazione diretta anche questa. Ma in questo caso che cosa si ha? Beh, si ha che tutte e due le barriere sono basse. Quindi ho una situazione di questo tipo e questo vuol dire che gli elettroni in realtà possono transitare facilmente da una zona all'altra e anche le lacune in realtà possono diffondere facilmente in tutte e due le regioni. In pratica non c'è niente che ostacoli veramente il passaggio di corrente. E il dispositivo si comporta come un interruttore chiuso, si dice, no? In pratica, perché con un cortocircuito, perché non c'è niente che blocchi il passaggio di corrente. Okay? Quindi io posso schematizzare il comportamento come quello di un interruttore chiuso. Va bene? Questa regione di funzionamento, con tutte e due le giunzioni polarizzate direttamente, si chiama saturazione. Posso andare a distinguere due situazioni in cui una giunzione sia, come dire,
polarizzata con tensione più alta di un'altra, allora la corrente scorre preferibilmente in una direzione o nell'altra. Insomma, a parte questo dettaglio, per il momento questo concetto si capisce facilmente. Se tutte e due le barriere sono basse, perché le due giunzioni sono polarizzate direttamente, in pratica il transistore si comporta come un circuito chiuso, un cortocircuito, un interruttore chiuso. Quando, ecco, l'altra combinazione invece è quella in cui tutte e due le giunzioni sono polarizzate inversamente. In quel caso là che cosa succede? Succede che tutte e due le barriere ovviamente sono alte, e questo vuol dire che in pratica gli elettroni non possono essere iniettati nella base, rimangono nella regione di tipo N, e anche le lacune rimangono nella regione di tipo P, non vedono una barriera troppo grande per essere iniettate. Pratica una situazione in cui tutte e tre le correnti sono nulle, e quindi il transistore si comporta come un interruttore aperto. A questa regione di funzionamento si chiama in italiano interdizione, si dice poi più comunemente il transistore spento, no? Non passa corrente. Interdizione, quindi corrente proibita, in inglese si chiama anche regione cutoff, che ha lo stesso significato, insomma, la corrente disattivata. Ok, questo è un quadro complessivo che ci spiega come funziona il transistore. Ora, tenete presente che in generale non tutte queste regioni di funzionamento sono utilizzate. In realtà cosa succede? Che si utilizza questa regione qua, la zona attiva diretta, quando si vuole usare il transistore come amplificatore, quindi diciamo in elettronica analogica, e si usano invece queste due regioni di funzionamento in elettronica digitale, no? Quando mi interessa usare il transistore come interruttore.